Accogli il regno di Dio come un bambino. Cristo risorto! Buona giornata, cari amici. Benediciamo il Signore, perché anche oggi ci farà udire la sua voce per illuminare la nostra giornata. Oggi accogliamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 10, dal versetto 13 al 16. In quel tempo presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità, io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Amen. Carissimi, siamo nel capitolo 10 del Vangelo secondo Marco. È fondamentale. Altrimenti non comprendiamo che cosa oggi ci voglia dire la parola di Gesù stesso. Ieri, nella prima parte di questo capitolo, abbiamo udito la risposta di Gesù riguardo al matrimonio, una risposta fatta a una provocazione dei farisei. Gesù dice: è bene ritornare al progetto iniziale di Dio, quando li fece uomo e donna, perché si uniscano e formino una sola carne. Il prossimo episodio, subito dopo quello di oggi, sarà di quando alcune persone vogliono seguire Gesù e Gesù dice loro quanto è importante per seguire il regno dei cieli lasciare indietro tutto il resto. Ecco che tra il matrimonio e la vita consacrata c'è l'episodio di oggi, dei bambini. Un episodio che non è lì a caso, che sta raccontando soltanto un fatto concreto, che c'erano dei bambini che si avvicinano a Gesù, i discepoli li scacciano perché vogliono stare con il Maestro e sentire bene le sue parole, ma è un episodio significativo. L'evangelista Marco è astuto, è intelligente, ha saputo mettere questo brano, questo fatto dei bambini tra il matrimonio e la vita consacrata, cioè tutta la vita cristiana. Leggiamo che cosa dice Gesù, vedendo i bambini che venivano rimproverati dai discepoli: «Lasciate che i bambini vengano a me, perché a loro e a chi è come loro appartiene il regno di Dio». Rendiamoci conto che cosa ci sta dicendo oggi il Signore. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. È molto forte questa espressione. Che cosa ci vuole dire oggi il Signore? Ci vuole dire che nella nostra fede, nella nostra vita quotidiana, nella nostra vocazione, sia il matrimonio, sia la vita consacrata, ritorniamo ad essere ciò che eravamo un tempo, nella nostra adolescenza, fanciullezza, quella semplicità che ci apparteneva, quella genuinità, quella freschezza del bambino, che qualsiasi cosa gli dici in una tenera età, lui l'accoglie, lui ti crede. Se racconti a un bambino che un asino vola, oh che bello, dov'è l'asino che vola? Ci crede. Se lo dici a un uomo maturo, adulto, ti dice: senti, ti manca qualche rotella. La semplicità del bambino, non solo verso ciò che tu dici e che lui accoglie, ma anche la fiducia che ha il bambino verso coloro che lo amano, verso i genitori, verso gli amici. Si dice che
da bambini credevamo a tutto, ma divenuti grandi non crediamo più a niente, non ci fidiamo più di nessuno. In realtà è la verità. Siamo stati così tante volte feriti, amareggiati, delusi, che anche nei confronti della fede abbiamo tante riserve. Quando Dio ci parla del matrimonio, quando Dio ci parla della vita consacrata, quando Dio ci parla dell'amare, del perdonare, come camminare, come avere fiducia in Lui. Siamo adulti, ma non è una questione, non è una situazione favorevole. Dobbiamo ritornare ciò che eravamo, nella fede, cioè semplicità, disponibilità. Pensate, c'è un salmo bellissimo nella sua parola, è il Salmo 131, che dice: «O Signore, io non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze, ma invece voglio vivere la mia vita sereno e tranquillo come un bambino, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Così è l'anima mia». Quanto è importante oggi, carissimi amici, essere come un bambino, quella dolcezza, quella spontaneità, quella libertà, quella fiducia verso gli altri. La bellissima esperienza che facciamo in questi anni nel catechismo, nell'oratorio, con i ragazzi, con i bambini, è che l'età più bella è quella tenera, quando i piccolini a cui insegniamo la fede, la parola di Dio, il catechismo, ascoltano, pregano, accolgono. E quante volte noi ci siamo invece allontanati da questa attitudine, da questo modo di vivere la nostra fede, il nostro cammino. Ed è la cosa più importante. I discepoli dicevano: «Andate via bambini, state infastidendo il Maestro e la sua missione». Ma Gesù dice: attenzione, perché se voi non diventerete come un bambino, non entrerete nel mio regno. Voi pensate troppo. Voi pensate troppo. E Gesù si avvicina a Gerusalemme, inizia a spiegare che cosa accadrà e non li credono. Non ragionano come bambini. Nella fiducia, nel progetto di Dio, nella volontà di Dio. Anche noi abbiamo molte resistenze a credere alla sua parola, a credere che Dio ci sostiene. Guardiamo, anzi, crediamo solo a ciò che vediamo. Malattie, pandemia, guerra, difficoltà, crisi economica, quello è quello che crediamo, quello che non vediamo non ci credo. Dio ci dice: ritornate a me come bambini, nella semplicità, nella disponibilità, nella prontezza ad accogliere il messaggio del Vangelo. Allora chiediamo oggi a Dio, allo Spirito Santo, il cuore di un bambino, la mente di un bambino, nelle cose, nelle questioni della fede. Abbiamo bisogno. E gli diciamo: vieni Spirito Santo, ho bisogno di te oggi. Ho bisogno di camminare con freschezza. Ho bisogno di un nuovo risveglio spirituale. Spirito Santo, vieni, tocca la mia vita. Tocca il mio cuore. Tocca il mio stile di vita, il mio modo di parlare. Ma soprattutto donami un'apertura nuova verso le cose di Dio. Donami di ritrovare, riscoprire la bellezza nel seguire Gesù Cristo, sperimentare il suo amore. Voglio essere come un bambino, svezzato in braccio a sua madre, senza andare in cerca di cose grandi, ma anzi, accogliendo la tua volontà, che è il meglio per me. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, lo slogan di oggi è proprio questo: accogli il regno di Dio come un bambino. Questa è la via della gioia, della felicità, del sperimentare che Dio è con noi, non ci abbandona. E la sua strada è quella migliore per noi.
Amen. Vi do una notizia, una bella notizia. Abbiamo iniziato a condividere questi video, soprattutto una piccola parte, una sintesi di questo commento, anche sul social TikTok. Ecco, forse qualcuno di voi viene da ridere perché è un social soprattutto dei giovani, ecco, e dici: ma cosa c'entra il Vangelo in questi social? Ebbene, anche lì c'è bisogno di portare la parola di Dio. Quindi potete, se avete un account o volete seguirci anche lì su TikTok, ci trovate sotto Koinonia Biella, con questi annunci del Vangelo, ma anche come Shout Koinonia, dove ci sono piccoli spezzoni dei nostri salmi e altre musiche che proponiamo. Ecco, grazie che ci avete accolto, che ci seguite qui su YouTube, su Facebook, su Instagram e anche su TikTok. Che il Signore vi benedica. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ciao, a domani. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. È bello rendere grazie al Signore. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.